Allora, prima di cominciare, diciamo, il percorso ci porterà a fare tutta una serie di integrali. Vale il discorso, andiamo a riprendere il discorso che abbiamo fatto in maniera esplicita sin dall'inizio dell'anno. Lo scopo primario di questo corso è, da una parte, costruire una teoria consistente che risolve i problemi, diciamo, che dovete affrontare per l'analisi 1, e dall'altro che la sappiate applicare ai vari esercizi. Quindi vi ho sempre detto che la prima cosa che dovete fare, dovete sapere le definizioni. Se io non so le definizioni, non so di che cosa stiamo parlando. Tutto vi è stato definito in maniera chiara. Dove non ci sono, dove non è abbastanza chiaro, venite e me lo richiedete, ve lo definisco se ci sono dei dubbi, dei casi. Chiaro? Dopo ci sono gli enunciati. E questi vanno saputi. Nessuno vi mette in croce se vi sbagliate a dire un'ipotesi di un enunciato e poi durante la dimostrazione vi correggete. Non è questo il problema. Però dovete sapere l'enunciato cosa dice. Perché una volta che ci siamo messi d'accordo su di che cosa stiamo parlando, l'enunciato dice qualcosa, afferma qualcosa. Quindi stiamo dicendo qualcosa e lo sappiamo anche. Solo alla fine vengono le dimostrazioni, per cui io sono in grado tramite ragionamento di comprovare quello che sto dicendo. E diciamo, la dimostrazione è un po' la riconferma che tutto si tiene, cioè già io, dando la definizione, dando l'enunciato, spesso vuol dire ho fatto tante di quelle osservazioni che poi trovano riscontro nella dimostrazione. Poi, una volta che la... quindi non mi interessa sapere quali sono i fatti pregressi, non mi interessa sapere chi ha fatto lo scientifico, chi ha fatto l'industriale, chi ha fatto un'altra cosa. Per cui, ah, dice io questa cosa la facevo così. No, non mi interessa più. Io te l'ho data la definizione, apposta, sono partito a poco, cioè dalle addizioni, le sottrazioni, i numeri naturali, quasi dalla tabula rasa. Okay? Io ho definito pressoché tutto, sia pure a volte in maniera condensata perché non c'è il tempo di farlo, ma vi ho, diciamo, illustrato come si arriva a fare varie cose dando i sufficienti dettagli per quello che ci serve. Conseguentemente non mi interessa più di sapere ma io l'integrale lo facevo così o io l'integrale lo facevo com'i, perché tanto poi alla fine vado a vedere, il 99% dei casi non lo facevi né così né come. È chiaro che ormai ho un numero sufficiente di anni di insegnamento per sapere che gli integrali sono la vostra bestia. Mo ve l'ho definito, vi ho dato le regole di integrazione per parti, vi ho dato le regole di integrazione per sostituzione, vi ho messo in guardia dai principali problemi che poi vedremo altri esempi in cui ci possono capitare fatti strani, in particolare ne vedremo due, ma non adesso, la settimana prossima. Adesso ci sta solo da mettersi e fare tanti conti. Oltretutto, una parte di questi conti noi li faremo usando il metodo di Hermite per l'integrazione delle funzioni razionali, il metodo di Hermite che io non riesco più a trovare nessun testo che lo riporti. C'erano dei testi vecchi che lo riportavano, ma anche testi universitari, meglio di me, non lo riportano. Per capire di quello, ciò di cui stiamo parlando, bisogna andare un po' avanti. Allora, noi un polinomio
L'integrale di un polinomio penso che ormai lo sappiamo fare tutti quanti. Basta integrarlo termine a termine, cioè la prima cosa posto la somma fuori essere integrale, allora l'integrale di a con j di x alla j è a con j per la costante si porta fuori per x alla j più 1 fratto j più 1. E poi ci devo aggiungere la solita costante arbitraria, perché e questo integrale, cioè questa primitiva ovviamente vale su tutto r. Cioè ovviamente il polinomio è continuo su tutto R e quindi possiamo fare questa primitiva va bene su tutto R, cioè va bene quando andiamo a calcolare l'integrale su qualunque intervallo contenuto sulla lettera R, sempre sull'intervallo però, non tra meno infinito e infinito, perché il polinomio ovviamente per x va a meno infinito, per x va più infinito, tende sempre a più o a meno infinito, a meno che non sia la costante, però su un intervallo va benissimo, qualunque intervallo. Il problema adesso andiamo a integrare, diciamo, le funzioni razionali. Allora qui abbiamo polinomio di fratto un chiamiamolo d di x dividendo fratto il divisore. Allora, prima cosa, noi sappiamo che p di x è uguale, allora questo è uguale a v di x per d di x più r di x. Che cosa ho fatto? Come si chiama questo? È la divisione. La divisione. Come con due numeri interi, no? Il dividendo è uguale al divisore per il quoziente più il resto, solo che con i polinomi io devo fare la divisione di profili, ok? Quindi questo è il quoziente e questo è il resto. Allora io posso anche scrivere dividendo per d, posso anche scrivere così, almeno in tutti gli intervalli dove d è diverso da 0. Allora, qual è? Cosa mi succede nella divisione di Ruffini? Nella divisione di Ruffini l'unica cosa che io so per certo è che il grado di R, se c'è un resto, il grado di R deve essere sicuramente minore del grado del divisore. Quindi adesso quando vado a fare l'integrale della somma è la somma degli integrali. Questo lo so fare perché questo è un polinomio. Quindi mi rimane da fare questo. Ok? Quindi mi rimane da fare questo. In quest'ultimo integrale io so che l'integrale del numeratore, cioè del divisore, è al massimo 1 in meno del grado del denominatore. Quindi per esempio se questo denominatore è di grado 1, questa è una costante, se il denominatore è di grado 2, questo è un polinomio di primo grado, al massimo. Chiaro? Quindi posso sempre, se è di grado più alto, comunque r sarà sempre di grado minore del grado di d. Quindi so che posso supporre, quando vado a fare l'integrale di una funzione razionale, che il numeratore abbia grado inferiore al grado del denominatore. Facciamo un esempio perché fino a che si fanno gli esempi, le cose si capiscono fino a un certo punto. Supponiamo di fare l'integrale tra 0 e 1 di 3x² più x
fratto x più 2. Allora, prima osservazione: la funzione è continua, non ci sono zeri del denominatore tra 0 e 1, quindi questa funzione è continua su tutto l'intervallo 0,2 e quindi è una funzione integrabile. Rimane da fare l'integrale. Allora, punto numero 1, dobbiamo fare la divisione degli uffici. 3x quadro più x fratto x più 2, 3x quadro fratto x fa 3, fa 3 con, scusate, 3x meno 5, qua viene più 5x più 10, il resto fa 10, quindi fa 4. Ho semplicemente fatto la divisione di un film. Se adesso riportassi questo sopra, dovrei fare 3x meno 5 per x più 2, e mi fa 3x quadro, poi più 6x meno 5x fa più x, meno 10, meno 10 più 10 si cancella, mi viene 3x quadro più. Cioè, se rifate la somma di tutta questa roba, vi viene esattamente quello che avevate prima. Poi, aspetta, facciamo un basta volta. Quindi questo diventa l'integrale tra 0 e 1 di 3x meno 5 in dx più, se preferite il 10 lo posso anche portare fuori come veniva detto, 1 fratto x più. Adesso che cosa mi viene? Qua l'integrale di 3x meno 5 fa 3 mezzi x quadro meno 5x, poi qua integrale di 1 fratto x più 2 è logaritmo di x più 2, è un integrale immediato, quindi qua viene più 10 logaritmo di x più 2, tutto viene valutato tra 1 e 0. Quindi nel punto 1 il tutto fa 3 mezzi meno 5 10 logaritmo 3, poi fa meno 10 logaritmo. Quindi se preferite viene 3 mezzi meno 5 fa meno 7 mezzi più 10 logaritmo di 3 mezzi. Tanto, come dire, per non saper né leggere né scrivere, logaritmo di 3 mezzi, allora, logaritmo di 3 mezzi ce lo possiamo fare anche a mano, cioè sarebbe 1 più 1 mezzo, ma questo è 1 più x fa 1 mezzo meno x quadro mezzi, quindi meno 1 ottavo più x cubo terzi, quindi 24 s e altri più un s piccolo. Allora un mezzo meno un ottavo fa 3 ottavi, insomma 10 24 fa 5 dodicesimi, diciamo circa meno 7 mezzi più 25 sesti. Allora, intanto vedete che 25 sesti è un po' più di 4, 4 meno 3,5 circa 0,5 qualcosa, 0,5 0,6. Adesso, sempre per non sapere né leggere né scrivere, io mi vado a vedere questa mia funzione. In 0 valeva 0, nel punto 1 la funzione vale 3 più 1, 4 4 terzi.
Poi non lo so se cresce, in realtà questa funzione qui vale 0, qui vale 4 terzi, poi non lo so, dovrei vedere se cresce linearmente, più che linearmente, meno che linearmente. Ipotizzo banalmente che sia così, non è così, ma se voglio dare un'approssimazione, sembra molto grezza, quindi 0, questo triangolino è lungo 1 e alto 4 terzi, quindi 4 terzi diviso 2 fa 4 sesti, 4 sesti fa 2 terzi, 2 terzi è 0, qua, circa 0,67, qua ci vediamo 0,6 qualcosa. I due risultati sono abbastanza compatibili. Io potrei vedere, per esempio, questa integrale è sicuramente troppo positiva, quindi è sicuramente maggiore di 0, d'altro canto è sicuramente minore di 2, perché raise quadro più x è minore di 4, questo è maggiore di 2, quindi deve venire un numero tra 0 e 2, e più probabilmente un numero tra 0 e 1. Quindi, non è un controllo, non mi dice che ho fatto bene, mi dice soltanto che non ho fatto errori marchiani. Chiaro? Comunque, qui la sostanza era che quando andavo a fare l'integrale di questa funzione razionale, alla fine, a parte un polinomio che sto sempre integrando, mi riconduco all'integrale di una funzione che ha il denominatore, ha lo stesso denominatore e ha il numeratore di grado 1 inferiore. Quindi cominciamo col dire. Quindi abbiamo... A cosa ci conduce questa osservazione? L'osservazione ci conduce a dire. Allora, supponiamo di avere un polinomio fratto a x più b, quindi fratto un denominatore di grado 1. Allora questo è uguale a un quoziente più 1 su a, quindi un resto r, anzi la costante c, fratto x più b su a. Perché lo voglio scrivere così? Beh, la A la posso mettere in evidenza, e siccome sopra invece di metterci una costante, di costante ce ne metto un'altra, posso sempre fare in modo che il coefficiente sotto davanti alla x, io so che A deve essere diversa da 0, perché se non era diversa da 0, questo non era un polinomio, era una costante, allora era la funzione razionale che era un polinomio e la integravo da polinomio. Quindi posso assumere che A sia diversa da 0, ma se A è diversa da 0 lo metto in evidenza. Quando vado a fare il resto mi viene di grado 1 inferiore al denominatore, ma il denominatore c'è grado 1, il numeratore deve avere grado 0. Quindi, per poter fare questo tipo di integrali, quando vado a fare l'integrale devo integrare un polinomio e poi devo integrare funzioni di questo tipo. Ma integrare funzioni di questo tipo significa integrare funzioni di questo tipo qua. Questa qui lo chiamo meno x con 0, la c la porto fuori. Quindi bisogna sapere integrare solo funzioni di questo tipo. E quanto fa integrare una funzione di questo tipo? Integrare una funzione di questo tipo fa logaritmo del valore assoluto di x meno x con 0 più costante. Però attenzione, lo ripeto per la ennesima volta, da usare solo su x con 0 più infinito oppure su meno infinito x con 0, da non usare a cavallo di x con 0, perché questa non è una primitiva o le primitive a meno di una costante, no, le costanti possono essere diverse a sinistra di x con 0 e a destra di x con 0. Una primitiva è sempre questa, ma quando passo da sinistra di x con 0 a destra di x con 0 ci sono problemi. E questi problemi sono seri, cioè non si aggiustano neanche con passando agli integrali fraccionari. Allora, una volta che abbiamo fatto le funzioni razionali, una volta visto che tramite, se sappiamo fare quegli integrali e li sappiamo fare,
sappiamo integrare qualunque funzione relazionale col denominatore di grado 1, dopo il grado 1, al paese mio ci sta il grado 2. Quindi dobbiamo provare a fare l'integrale delle funzioni relazionali di tipo con denominatore col grado 2. Allora, cominciamo. Quindi qua dobbiamo fare integrale di cx più d fratto x quadro più ax più d. Ah, come vedete, davanti a x quadro, perché al numeratore ci metto grado 1? Perché se c'era un grado maggiore di 1 facevo la divisione di Ruffin, cacciavo fuori un polinomio, a parte quello mi restava al numeratore un grado di 1 inferiore a quello del denominatore. Quindi potenzialmente qua il grado può essere fino a 1. Se no facciamo la divisione di Ruffin e ci riconduciamo. Poi, perché qua il polinomio di sotto lo prendo monico, cioè col coefficiente iniziale uguale a 1? E vabbè, se c'era un coefficiente iniziale che non era uguale a 1, lo mettevo in evidenza e lo portavo fuori. Quindi posso sempre supporre che sia così. Adesso cominciamo a fare i seguenti casi. A quadro meno 4b maggiore di 0. Che vuol dire? Vuol dire che cioè se io scrivo x quadro più ax più b uguale a 0, x uguale a meno a meno più radice di a quadro meno 4b fratto 2. Quindi, come vedete, se il discriminante di questa equazione è positivo, vuol dire che le due radici, le chiamo x con 1 e x con 2, sono due radici reali. In questo caso il mio cx più d sotto il polinomio lo posso scrivere come prodotto dei suoi fattori. In questo caso l'ho fattorizzato, quindi lo potrò scrivere come due nuove costanti, chiamiamole a grande fratto x minus 1 più b grande fratto x minus 1. Quindi andando a integrare in dx significa semplicemente andare a integrare come prima delle funzioni con denominatore di grado 1. Adesso facciamo un esempio così ci capiamo meglio. Allora, supponiamo di fare l'integrale di 3x più 2 fratto x quadro più 3x più 2. A questo tra 0 e 1. Allora, cominciamo x quadro più 3x più 2 uguale 0 se e solo se x uguale meno 3 meno più radice di 9 meno 8 fratto 2. Quindi meno 3 meno 1 mezzi fa meno 2, meno 3 più 1 mezzi fa meno 1. Quindi il mio 3x più 2 fratto, qui posso scrivere x più 1 per x più 2, x meno la prima radice, quindi x meno meno 1 fa x più 1, per x meno meno 2 che fa x più 2, sarà uguale ad a fratto x meno più 1 più b fratto x più 2. Dice a e b chi me li dà? Basta. Allora, questo qua, se rifai la somma, ti viene a che moltiplica x più 2 più b che moltiplica x più 2. Quindi
qua viene a, riordinando a più b per x più 2a più b. Beh, esiste quello che si chiama il principio di identità dei polinomi, il denominatore è uguale, il numeratore deve essere uguale al numeratore di qua, ma allora questi due polinomi per essere uguali devono avere uguali coefficienti, perché questi non sono uguali in un punto x, sono uguali per ogni x dell'intervallo. Quindi, confrontando i due polinomi, otteniamo il sistema a più b uguale 3, 2a più b uguale 2. Quindi troviamo, facendo la differenza, a uguale meno 1 e b uguale 4. Quindi questo qui è uguale all'integrale di 4 fratto x più 2, sempre tra 0 e 1, meno 1 fratto x più 1. Controprova, se faccio la somma sotto mi viene x più 1 per x più 2, che fa questo? Sopra mi viene 4x meno 4 meno x meno 2 e fa 3x più 1. Quindi questo quanto mi viene? Mi viene 4 logaritmo di x più 2 meno logaritmo di x più 1, tutto valutato tra 0 e 1. Ok, quindi mi viene 4 logaritmo 3 meno logaritmo 2 meno logaritmo 1, scusate, che fa 0. Poi mi viene meno 4 logaritmo 2. Ah no, era meno logaritmo 2. 4 logaritmo 3 meno logaritmo 2. Poi meno 4 logaritmo 2. Poi meno logaritmo 1, che fa 0. Quindi il totale mi fa 4 logaritmo 3 meno 5. Fine. Okay. Quindi, come avete visto, questo caso è semplice, nel senso che basta scomporre la frazione. Questa frazione si dice si può decomporre in fratti semplici, cioè nella somma di due frazioni di due funzioni razionali in cui però il denominatore non sia di grado 2 ma sia di grado 1. Ok? Oh, qua ci sono problemi ad applicare la formula, diciamo, le primitive. Allora, questa primitiva qua vale a destra di meno 2 per questa funzione qua. Questa primitiva qua vale a destra di meno 1. Siccome entrambi, sia 0 che 1, sono a destra sia di meno 1 che di meno 2, va bene, il che diciamo viene comprovato dal fatto, se voi prendevate questa funzione nell'intervallo dato non si annullava mai il denominatore, perché è tutta roba positiva, quindi tra 0 e 1 la funzione è continua, quindi deve essere integrabile, non ci devono essere problemi. Infatti, quando vado a fare le primitive, gli zeri, diciamo, dove vanno a infinito, vanno a meno infinito in questo caso, ma vanno a meno infinito nel punto meno 2 e nel punto meno 1, cioè a sinistra e fuori dall'intervallo in questo caso. Quindi da meno 1 in poi posso usare entrambe queste qui. Siccome sto tra 0 e 1 posso certamente usare le primitive, non c'ho problema. L'integrale non è neanche improprio. Chiaro? Benissimo. Allora, questo è un caso, andiamo a fare gli altri due. Quindi il primo caso erano radici, che il polinomio di grado 2 al denominatore abbia radici reali e distinte. Se le radici sono reali e distinte si procede sempre in questo modo, perché come vedete se lo scrivo in questo, nel caso generale, tranne il fatto di dover determinare A e B, è un sistema lineare di primo grado che me lo fa determinare, ma tranne che per questo aspetto, tutto il resto è esattamente uguale. La parte che sta il precedente è esattamente uguale. Poi bisogna andare a vedere che nell'intervallo di integrazione non ci caschi né x con 1 né x con 2. Se qua nell'intervallo di integrazione ci va a cadere x con 1 e x con 2, allora la funzione integranda è non limitata, e poi bisogna ricorrere all'integrale improprio, che in questo caso non si potrà dare. Ok?
affrontare il secondo caso. Il secondo caso è quando le radici sono reali e coincidenti. Quando sono reali e coincidenti? Quando a quadro meno 4b è uguale a 0, cioè quando b è uguale a 4 quarti. Ok, allora questa integrale diventa integrale di cx più d fratto x più a mezzi al quadrato. E allora come si fa? Allora, questo è abbastanza semplice da manipolare. Allora, io vorrei, se vi ricordate il teorema di reazione, teorema di integrazione dei cambiamenti di variabile, vorrei far apparire al numeratore la derivata del denominatore, però purtroppo la derivata del denominatore non è x più d, ma è 2x, 2 per x più a mezzo. Quindi è 2x più a. Questa è la derivata del. E però se voglio far apparire c, che cosa posso fare? Posso moltiplicare per c mezzi. Allora, cosa posso dire? Posso dire che questo è l'integrale di cx più a c mezzi più d meno a c mezzi fratto x più a mezzi al quadrato. Posso fare così, posso fare anche è uguale, faccio dall'altro modo, è uguale, ormai è fatto così. Poi posso fare anche in un altro modo, poi lo vedremo. E x fatemelo scrivere meglio, perché questa D non genera niente con questa D. Ok, allora il primo integrale quanto fa? Fa questo qui, a parte c mezzi in evidenza, qua mi viene il logaritmo di x più a mezzi al quadrato, quindi portando fuori il 2 viene c per logaritmo di x più a mezzi. Poi mi viene d meno a c mezzi che moltiplica integrale di 1 fratto x più a mezzi. Ho fatto il primo integrale. Allora qua metto c mezzi in evidenza, mi rimane 2x più a, ma 2x più a è la derivata del denominatore. Allora chiamando il denominatore uguale a d, mi viene l'integrale di 1 su t in dt, ma l'integrale di 1 su t in dt è logaritmo di t. Ok? Ma logaritmo di x più a mezzi al quadrato è uguale a logaritmo di quello di x più a mezzi, il quadrato si porta fuori e diventa un 2. 2 moltiplicato a c mezzi da c, e quindi mi viene questa roba qui. Poi c'è il secondo pezzo. Il secondo pezzo è una costante fratto questa roba qui. La costante la porto fuori e mi rimane da fare questo integrale. Allora guardate, se io prendo la funzione g di x uguale 1 fratto x più a mezzi, g' di x quanto fa? Se questa la chiamate h di x, la derivata fa meno 1 fratto h di x al quadrato
per la derivata di questo rispetto a x che fa 1. Quindi alla fine mi viene c logaritmo del valore assoluto di x più a mezzi più a c mezzi meno d per fratto x più a mezzi più costante. Stavolta la costante scrivo costo perché la c l'ho già usata. Vabbè, insomma, viene un pezzo con logaritmo più un pezzo fratto x più a mezzi e più la costante di meno. Ok? Io potevo, questa integrale potevo farla anche in un altro modo. Parto da qua e lo sviluppo in maniera alternativa. Potevo fare integrale di c per x più a mezzi. Allora, se aggiungo più a mezzi qua dentro, ho aggiunto a c mezzi e ce lo devo togliere, quindi devo fare più d meno a c mezzi tutto fratto x più a mezzi al quadrato in the x. Adesso vado avanti. Nel primo integrale un x più a mezzi semplifica, quindi qua viene integrale di c fratto x più a mezzi in the x più a, scusate, qua non era, il mezzo era solo qua, quindi più t meno a c mezzi per l'integrale di 1 fratto x più a mezzi al quadrato di x. Oh, se ci fate caso, viene esattamente la stessa roba di qui. 1 fratto x più a mezzi, la prima primitiva è logaritmo del valore assoluto di x più a mezzi, sempre da non considerare mai a cavallo di meno a mezzi, e l'altro è esattamente lo stesso integrale di prima, quindi si procede esattamente lo stesso. Facciamo anche qui un esempio numerico, perché se no parliamo e non ci capiamo. Per esempio, supponiamo di dover fare integrale tra 0 e 1 di 5x fratto x quadro più 4x più 4. Ok? In the x. Allora, questo è l'integrale. Sotto posso scrivere x più 2 al quadrato. Da qua è una radice reale doppia, come abbiamo imposto, no? Che le due radici reali siano coincidenti. Se fate x più 2 al quadrato viene x quadro più 4x più 2. Sopra posso fare 5x più 10 meno 10. Allora questo integrale mi si spezza in due integrali, integrale di 5 per x più 2 fratto x più 2 al quadrato di x meno 10 integrale di 1 fratto x più 2. Allora qua mi viene 5 logaritmo del valore assoluto di x più 2, che qua un x più 2 si semplifica, poi mi viene più 10 fratto x più 2 più la costante. Quindi, come vedete, con i numeri, siccome non mi devo portare appresso tutte le costanti, molte cose semplificano, diventa tutto abbastanza più semplice. Chiaro? Rimane sempre il fatto che io, se io voglio controllare l'integrale, non è che vi ho detto che non può essere sbagliato l'integrale, nel senso che nulla ci vieta adesso di prendere questa funzione e derivarla. Allora, questa è f grande di x, la derivata fa 5 fratto x più 2 meno 10 fratto x più 2 al quadrato. Quindi qua mi viene
5 per x più 2 meno 10 fratto x più 2 al quadrato uguale 5x fratto x quadrato 4x. Quindi ho rifatto la derivata di questa e ho trovato la funzione di questa. L'unica cosa che, alla quale devo stare attento che quando la vado ad applicare per trovare l'integrale definito, nell'intervallo chi è che non ci deve stare? Posso applicarla tra 0 e 1? Posso applicarla tra 0 e 3? Sì. Chi non ci deve stare? Meno 2. Perché la funzione dove si annulla il denominatore. Non ci devono stare dove si annulla il denominatore. Nessuna funzione razionale integrabile, neanche in senso generalizzato, è in un intervallo che comprende lo zero del denominatore. Perché? Se ci mettiamo a mettere i domini qualunque cosa, non finiamo manco la notte di Natale. Tu sai che questa non la puoi applicare. Vabbè, qua è un integrale tra 0 e 1, mi sono dimenticato di portarle avanti. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Quindi qua devo andare tra 0 e 1. Quindi, vabbè, qua, questo viene 5 logaritmo 3 più 10 terzi meno 5 logaritmo 2 meno 5. Ok? Vabbè. Ma al di là di questo, sto dicendo, è inutile mettere i domini per ogni cosa. Questa, perché dovresti specificare, questa la devo applicare separatamente o da meno infinito fino a meno 2 o da meno 2 in poi. Vabbè, siccome l'intervallo andava da 0 a 1, sta a posto. Però, la cosa importante, devi sapere che l'intervallo in questione non può contenere, neanche come estremi, i punti dove si annulla il denominatore. E questo, vabbè, in parte lo sappiamo già, in parte lo vedremo quando faremo integrare in senso improprio. Neanche in senso improprio, perché comunque 0 del denominatore comunque ti sarà un'integrale divergente. Se, diciamo, l'unica cosa che ti puoi salvare se lo 0 per esempio il denominatore è doppio, il tipo di divergenza è la stessa sia a sinistra che a destra, potresti dire che l'integrale diverge per esempio positivamente. Ma se per esempio lo 0 al denominatore è semplice, c'è un intervallo che contiene quel punto, quando andrai a fare l'integrale, l'integrale in senso generalizzato ti divergerà da una parte con un segno, dall'altra parte con l'altro segno, e quindi non si potrà dare alcun senso alla somma dei due integrali. Ok, andiamo a fare l'ultimo caso, così giusto giusto abbiamo il tempo di finire. Allora, nell'ultimo caso io ho l'integrale di ax più, diciamo, cx più d fratto x quadro più ax più b dx, stavolta però a quadro meno 4b è negativo. Questo che vuol dire? Che vuol dire? Che non ha radici reali. Quindi quando non ha radici reali è un trinomio, che segno ha? Il segno del primo termine, non segno di 1, questo è il segno di 1. Sì, sì, del primo termine. Del primo termine. Quindi il coefficiente del primo termine è 1, quindi questo trinomio è sempre positivo. E dice, ma che non ci stanno i trinomi sempre negativi? Sì, ma se c'era meno è come se l'avessimo già messo in evidenza. Quindi non c'è problema, questo non si annulla mai. Allora, quindi cosa dobbiamo fare? Questo è uguale all'integrale di 2x più a fratto x quadro, scusate, di cx più a c mezzi fratto x quadro più a x più b, come prima, no? Aggiungo a c mezzi e poi ci tolgo a c mezzi. Quindi questo diventa c mezzi per integrale di 2x più a fratto x quadro più ax più b, quindi x, più
di meno ac mezzi per l'integrale di 1 fratto x quadro più ax. Adesso questo è un integrale che è diventato immediato, diventa c mezzi per logaritmo di x quadro più ax più b, perché qua la derivata di questo è questo, quindi facendo la sostituzione una primitiva viene questa qui, più d meno ac mezzi, e qua mi viene l'integrale di questo di prima. Quindi è evidente che adesso mi serve sommare questo, mi serve integrare questo, scusate. Ok. Anzi, uguale, sviamo così per meglio. Quindi il primo pezzo l'ho fatto, il secondo lo devo ancora fare. Dice, ma il primo pezzo perché non ci hai messo la costante arbitraria? Perché la costante arbitraria si mette solo quando si svolge l'ultimo pezzo dell'ultimo integrale. È inutile mettere 7 di costanti arbitrarie, sono la somma e quindi ce ne sarà sempre solo una di costanti arbitrarie. Allora andiamoci a fare a parte l'integrale di 1 senza portarmi appresso la costante ogni volta, tanto poi nell'esercizio numerico la costante spesso si calcola, non sarà così pesante da portare appresso. Oh, qua ci sono problemi? Questa primitiva dove vale? Vale su tutto R, perché tanto il denominatore non annulla mai, quindi è sempre positivo, quindi l'orizzonte si può fare sempre. Quindi quella primitiva vale su tutto R. Andiamo a vedere questa. Questa qui la posso scrivere come integrale di 1 fratto x più a mezzi al quadrato più b meno a quadro quarto. In the x. Allora questo qui lo chiamo integrale y uguale x più a mezzi, ma qua mi viene the y, qua ci scrivo la sostituzione per, giusto per ricordarmi, no? Fratto y quadro fratto y quadro più gamma quadro, dove ho posto gamma uguale la radice quadrata di b meno 4 quarti. Se vi ricordate, questa cosa sotto radice è positiva, quindi la radice si può fare. Poi le radici sono due, gamma è quella positiva, insomma, vabbè. Ok? Adesso se io pongo l'integrale, io potevo farlo in un solo passaggio, stavolta l'ho fatto in due passaggi perché questo passaggio è sempre facile impicciarsi. Facciamo y uguale gamma per qualcos'altro, per esempio chiamiamolo u uguale y sul gamma, cioè y uguale gamma u, chiamiamolo così, tanto si sa che qua la relazione pendolmente si deve invertire. Qua diciamo, è una scrittura leggermente incoerente perché qua ho scritto y in funzione di x, qua ho scritto y in funzione di u, e sarebbe meglio scrivere u in funzione di y, o sembra la stessa cosa, insomma, sembra nello stesso pezzo, ma è la stessa cosa. Se scrivo y uguale gamma u, allora de y quanto fa? Fa gamma de u, ok? E y sotto fa gamma u al quadrato, quindi fa gamma quadro, che mette in evidenza per 1 più u quadro. Ma l'integrale in du di 1 fratto 1 più 4 chi è? Siamo arrivati a 2. L'arco? Quindi viene l'arco tangente di u. Ma chi è u? Basta ricordarsi che è u e alla fine abbiamo fatto. Quindi questo è l'arco tangente di u. Ma u era uguale a y su gamma, ma y era uguale a x più a mezzi, quindi qua mi viene x più a mezzi fratto gamma, scusate, qua c'è un 1 su gamma, perché gamma su gamma quadro fa 1 su gamma, che porto fuori, che la devo scrivere, più costante. Gamma è sempre quella di prima, cioè radice di b meno 4 quarti.
e non c'è niente da fare, il gamma ve la dovete tenere. Quindi se volete andare a sostituire chi è gamma, ci dovete mettere il valore su. Ok? Quindi avete ottenuto questo. È chiaro che sostituite, poi mettete il valore delle costanti e avete fatto l'integrale. È inutile qua che lo faccio. Allora, secondo voi, se io sostituisco, riscrivo la formula con tutti gli annessi e connessi, dopo 5 minuti ve la ricordate? No. No. Allora non dovete sapere la formula, dovete sapere i procedimenti. Semplicemente qui il trucco è sempre lo stesso. Qual è il trucco? Prima elimino. Allora, al delimitatore io ho due pezzi, uno è di grado 1 e uno è di grado 0. Quello di grado 1 lo aggiusto in maniera tale che sia il multiplo della derivata del numeratore, del denominatore. Una volta che ho ottenuto la derivata del denominatore, il multiplo lo porto fuori, la derivata del denominatore mi permette di applicare il teorema di cambiamento di variabile e mi permette di calcolare questo pezzo integrale. Quello che rimane è di grado 0, quindi di grado 0 la costante la porto fuori e sopra c'ho 1. Quindi a questo punto devo integrare 1 fratto un polinomio di secondo grado, che non sa nulla mai, ma un polinomio di secondo grado non sa nulla mai è una somma di quadrati. Allora, chiamando questo y quadro, la costante gamma quadro, questo è 1 fratto y quadro più gamma quadro. Ci mannaggia, era quasi l'arco tangente. No, la puoi far uscire l'arco tangente, perché tu adesso fai y uguale gamma u, sopra ti diventa gamma du e sopra le costanti ti si aggiustano, diventa gamma quadro, lo poni in evidenza, uno sul gamma, arco tangente, questa roba qui, più costante. È chiaro? Vabbè, mo... No, non abbiamo il tempo, abbiamo sforato anche 4 minuti di fare esercizi. Comunque siamo pronti per fare gli esercizi per le funzioni razionali col denominatore di grado 2. Dopodiché, ecco, fatemi perdere un minuto, ma dopodiché cosa si fa? No. Allora, quando stavo terza o quarta elementare, sai, il maestro ci dettò la coniugazione degli ausiliari di essere e di avere. Indicati, onorati, 8 tempi, congiuntivo, altri 4 tempi, condizionale, abbiamo esaurito i modi finiti, ora passiamo ai modi infiniti. Poi i modi infiniti erano gerundio, participio passato e infinito, erano 3 minuti. E praticamente anche questa qui è la stessa cosa. In realtà, voi avete una funzione razionale, il denominatore avete che è sempre un polinomio a coefficienti reali. Un polinomio a coefficienti reali si può sempre fattorizzare in R con pezzi di grado al massimo 2. Mi stupisce questa cosa? Per esempio, il polinomio 1 fratto x alla quarta più 1, allora qua ci mettete x quadro più radical 2x più 1 e qua ci mettete x quadro meno radical 2x più 1. Se fate il prodotto, dovete fare, come vedete, questo è un prodotto notevole, x quadro più 1 lo chiamate a, questo lo chiamate b, questo è a più b per a meno b. Allora fate a quadro meno b quadro, viene x quadro più 2x più 1 meno il quadrato, x alla quarta più 2x quadro più 1 meno il quadrato di radice di 2x che fa 2x quadro, il 2x quadro si toglie e rimane x alla quarta più 1. Quando vado a fare la somma, se qua ci metto 1 e qua ci metto qua mi deve venire 1 e no, vabbè, 1 e 1 non va bene. Mettiamoci x per comodità. Allora qua fa 2 radice di 2, qua viene 1 su 2 radice di 2. No, giusto per aggiustare il numeratore, per fare un esempio che fosse di senso compiuto. Se invece la ci metto 1, qua devo fare un piccolo sistema lineare per delineare A, B, C e D, perché al numeratore possono venire dei polinomi di grado 1.
Allora, in questo caso, se andate a vedere x quadro meno 2, radice di 2x più 1 meno x quadro più radice di 2x più 1, allora devo scambiare i segni, se no non mi trovo così, oppure devo mettere un meno 1 fuori, ok? Quando andate a fare la differenza viene così. Comunque vedete che il polinomio di grado 4 al denominatore, in realtà lo sapete già, perché vi ho detto sempre che se un polinomio di grado n ammette a coefficiente reale ammette una radice complessa, deve ammettere anche la complessa coniugata. Allora, accoppiando ogni radice complessa con la complessa coniugata, otteniamo quei pezzi di grado 2, ok? E poi abbiamo a parte i pezzi di grado 1 che corrispondono alle radici reali. Allora, se avete questa fattorizzazione, vediamo la prossima volta che ogni funzione razionale si può ricondurre alla somma di integrali di funzioni razionali di denominatore di grado 2 più un pezzo che è la derivata di qualche cosa. Ma quel pezzo che, se devo fare integrale della derivata di qualche cosa, diciamo, per il teorema fondamentale del calcolo integrale, l'integrale è quello che sto derivando. E comunque lo vedremo la prossima volta.